We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Eccoci, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi, al nostro appuntamento quotidiano con chiacchiere e caffè. Oggi appunto siamo in un caffè artistico perché abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite speciale. Si tratta di un artista appunto padovano, Renato Pengo, che saluto, grazie mille per essere qui oggi. Grazie a voi. E Melania Ruggini, che è la compagna della MR Comunicazione, che si occupa insomma dell'ufficio stampa di una mostra in particolare, di cui oggi vi vorremmo parlare. È una mostra che è partita qualche settimana fa e che continuerà per tutto il mese di ottobre al Museo degli Eremitani appunto di Padova, e la mostra si chiama Shock. Detto questo, io intanto diciamo due parole su Renato Pengo, che comunque è un nome conosciuto non soltanto a Padova, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo, perché ha esposto in molte città d'Europa, anche in America, e quindi insomma è un nome importante, una figura importante dell'arte contemporanea, che ha scelto in qualche modo di irrompere anche con una certa brutalità, ma insomma questo serve l'arte, serve anche a questo, proprio a destabilizzare un po', tra i quadri quattrocenteschi, cinquecenteschi del Museo degli Eremitani, con delle opere particolari. Allora, sì. Che dire? Che dire? Forse possiamo partire anche con la presentazione, con il video di presentazione, per far capire di che cosa stiamo parlando, no? I nostri spettatori, così si fanno un'idea di che cos'è questa mostra, Shock. Vediamo. Un attimo di coscienza psicosensoriale, psicocorporea estrema. Questo è lo shock, cioè l'interrompere l'immagine televisiva e creare quel salto di visione nel vuoto energetico blu, facoltà immaginativa verso nuovi giacimenti della percezione e della comunicazione. Quindi che cosa vede un visitatore che arriva oggi al Museo degli Eremitani? Sì, volevo fare una piccola premessa, se certo mi è concesso, che parlare in questo periodo insomma, di arte, artisti, così, è molto difficile dal mio modesto osservatorio, perché il mondo sta cambiando, la società sta cambiando, la tecnologia sta prendendo il sopravvento su tutto, praticamente. Vediamo, ci sono mille esempi da poter portare, ma con questo io non sono contro la tecnologia, perché so quanto dà la tecnologia all'interno di questo ultimo, secondo me, passaggio epocale della nostra umanità. Ci sono stati vari passaggi epocali che hanno accelerato, la scoperta del fuoco, certo, la scoperta della ruota. Dei salti culturali. Dei salti che hanno accelerato fino ad arrivare a noi, che stiamo parlando adesso. Dicevo, la tecnologia dà molto, però l'artista, essendo una persona lui, così libera, si pone, deve porsi, e sono pochi gli artisti, ma quelli che non si pongono queste domande, non, secondo me, non sono artisti, sono dei bravi artigiani, sono quello che sono. L'artista si deve porre il problema
di che cosa ci ruba la tecnologia, questo sistema, sì, che sarà poi la causa, questo sistema della fibrillazione tecnologica sarà la causa della catastrofe neuronica. Cosa vuol dire? Sento un certo pessimismo in questa asserzione. Beh, sbaglio? Beh, oppure... Ci sono due scuole di pensiero, no? Su questo argomento. Ci sono gli integrati e gli apocalittici. Allora, uno o si fa omologare e procede verso un qualcosa che gli viene imposto dall'alto, si accoda, insomma, a questa pletora di pecoroni che camminano. Sappiamo che la nostra società, insomma, ha questo difetto, no? Senz'altro l'omologazione è una caratteristica, sì, dei poi, nostri tempi. Cioè, allora, ci porta molto, però questo molto è molto superficiale, è tutto in superficie, è un tapis roulant pieno di luccichi, di bagliori, di cose, di notizie, informatissimi, no? Noi siamo in TV, quindi noi siamo parte in causa di questo discorso. Può sembrare un paradosso, mi deve scusare, ma è un paradosso, è giusto ragionare e problematizzare, insomma, quello che però non finisce così, cioè ci dà molto e cosa ci toglie? Cosa toglie all'umanità? Toglie la possibilità di essere critici, ci toglie la possibilità di avere delle emozioni proprie, perché ci danno tutto confezionato, tutto. L'emozione che provi è l'emozione che ti hanno costruito, una sorta di Truman Show, ma insomma, voglio dire, è una cosa del genere. Allora, l'artista che è fuori, insomma, dal suo piccolo osservatorio, io perlomeno, penso che mi rubano anche i sogni, cioè io non posso più sognare. Ecco allora che nel 1990, e ritorno, questa era un piccolo... Alla genesi di queste... Ho fatto un esperimento per 3-4 mesi di notte, facendo zapping per 4-5 ore continuamente, facevo zapping, e poi avevo un canale che non era sintonizzato, pac, sto parlando dell'analogico, certo, ovviamente, che c'erano i puntini, adesso digitale sono quadratini, sì. Mettevo su questo canale dove pac, veniva fuori questo effetto neve. Quello che abbiamo visto poco fa nel video. Sì, veniva fuori questo effetto neve. E lì l'ho fatto per 3-4 mesi, tutte le sere, tutte le notti. Quando non c'era più l'immagine, dopo questa overdose di immagini che facevo, mi sentivo talmente bene, mi sentivo talmente ritornare in possesso di quella che era la mia cultura, i miei bisogni, le mie cose. E allora da lì ho detto, perché non cominciare a lavorare su e pormi delle domande su questa interruzione, che non è che sia la fine della televisione, dei computer, no, era una metafora, insomma, un certo stand-by. Ci fermiamo un secondo, uno, tutto il mondo, ci fermiamo un secondo come segnale per cercare di recuperare quello che noi sentiamo in base alle nostre differenze e non approcciarsi, accodarsi a quella che è l'imposizione tecnologica di questo momento. Molto difficile farlo da dentro il sistema, ovviamente, perché... Insomma, nessuno è mai veramente libero, totalmente libero, forse nemmeno un artista può, attraverso la sua ricerca, probabilmente c'è un impegno in questo senso, però anche lei vive nella società, anche lei ha la televisione, il cellulare, non so se è iscritto a un social network, forse sì. No, non sa neanche usare internet, svegliamo un altarino. Sì, ma va bene, questa non è così complessa, me lo uso...
lo usi tu, certo, al posto mio, cioè, cosa vuol dire, se è necessario. Però le immagini, no, da cui siamo comunque in qualche modo provocati continuamente, stimolati continuamente, colpiscono chiaramente tutti. Colpiscono tutti. Allora, l'artista, non so quanto tempo abbiamo ancora. Abbiamo ancora qualche minuto, poi magari mandiamo anche una parte del video che racconta. Lo sciocco, questa interruzione, la fine delle trasmissioni, diciamo, tra virgolette, non è che finisce, no? È un, come dire, un messaggio che io mando, è un segnale, certo, è una graffiatura, insomma, all'interno del sistema, perché credo si possa cominciare a ricercare nuovi giacimenti del sentire, nuovi giacimenti del sapere e del comunicare, perché no? Questo ricomincia, perché dovrebbe ricominciare dopo la catastrofe neuronica che ho detto prima, dovrebbe, l'umanità dovrebbe cominciare a preoccuparsi e a lavorare per creare una nuova umanità, non questa. Quindi riprenderanno le trasmissioni? Riprenderanno certamente le trasmissioni. Melania, allora diamo anche qualche informazione pratica ai nostri spettatori, a chi ci segue. Mm-hmm. Dunque, questi lavori appartengono, dicevamo, agli anni 90, certo, però voi avete sperimentato appunto questa novità, cioè, sì, di inserirli in un contesto profondamente diverso. Infatti, i Musei Civici agli Eremitani è stato un'avventura, un viaggio molto interessante, proprio perché c'erano dei confini, dei limiti molto importanti. Il contenitore museale, la Casa delle Muse, prerogativa quindi di un'arte catalogata e storicizzata, viene a contatto con una sorta di hackeraggio, come l'ha definito Pengo e anche la curatrice della mostra, Barbara Codogno. È un virus positivo, però. Infatti, in positivo, caso, assolutamente, propositivo. E quindi anche da parte della comunicazione c'è stato un attento studio di tutte le fasi, dalla fase ideativa, creativa, a quella che è poi la realizzazione. Per quello parlo proprio di work in progress, perché è importante proprio per una mostra complessa come questa mostra, che presenta proprio delle immagini anche seriali, diciamo, che si raffrontano, che cercano di scardinare quello che è una sorta di serialità anche del museo. Sono 70 tele di, certo, Renato Pengo, e tutte però ci sono anche dei video, sì, proiettati sulle pareti. Infatti il percorso parte proprio da questi video in loop che accompagnano il visitatore in questo tunnel, diciamo, dove ci sono anche delle teche con tutto il materiale a documentazione della mostra, il materiale anche storicizzato dell'artista, bozzetti, carte. Che effetto fa sui visitatori? Perché è, infatti, già iniziata la mostra, appunto, no? Quindi sappiamo un po'. E finirà il 31 ottobre, quindi siamo un po' in dirittura d'arrivo. Diciamo che ci sono dei messaggi molto positivi da parte del pubblico internazionale, visto che i musei civici ospitano ovviamente un turismo internazionale, ma anche qualche perplessità dal punto di vista più locale. E questo è stato un po' anche l'obiettivo, rianimare lo sguardo del visitatore. E appunto lo shock vuole essere una provocazione interessante, un punto di partenza per dare la possibilità proprio al pubblico di ritornare a sognare, come dice l'artista, e quindi un po' cercare di togliersi questi orpelli dati dalla comunicazione invasiva, dalla bulimia delle immagini, una sorta di rigenerazione anche estetica e anche percettiva e anche mentale, insomma. Quindi fare proprio una sorta di tabula rasa di quelli che sono gli stereotipi della comunicazione, di questa malattia anche della comunicazione. Basta pensare a un film da cui dobbiamo disintossicarci. Infatti, come reality che è sulle sale in questi, certo, giorni, insomma, per capire Gardone, infatti, come la comunicazione possa essere proprio una malattia, come la comunicazione invasiva, e ritornare alle origini
alle origini. Ecco, su questo mi piacerebbe sentire proprio anche Renato sulla dinamica proprio del processo creativo e della ricerca che sta poi dietro all'opera finale. Però mostriamo anche ai nostri telespettatori magari qualcosa insomma di questi lavori, magari non tutto il video perché abbiamo pochi minuti ancora, mi piacerebbe sentire Renato Pengo, però qualcosa sì, se la nostra regia vuole mandare in onda. Allora il progetto di questa mostra di opere d'arte contemporanea che verrà allestita nei Musei Civici degli Eremitani a Padova dal 14 settembre al 31 ottobre è per me un'occasione molto stimolante. L'idea è affascinante, quella di mescolare l'arte contemporanea con le opere museali del 300, 400, 500, cioè. Allora la mostra si chiama Shock. Lo shock produce la frammentazione, produce la cancellazione dell'immagine, dell'icona, la cancella per portare questa esplosione con la perdita dell'immagine ad... Ecco, questa è un po' una spiegazione di quello che tra un po' vedremo proprio le immagini delle opere. Io volevo sapere, prima, poco fa, Renato, lei mi ha detto che l'importante non è il punto d'arrivo, ciò che conta è la ricerca, no? Che c'è dietro ogni singola tela. Sì, io non mi definisco un pittore, ovviamente. Cioè, quando mi chiamano pittore dico, potrei essere chiamato altro, non so. Perché? Perché essere bravi a dipingere, oggi non serve, adesso servono le idee. Cioè l'artista deve essere inserito dentro le problematiche sociali più di 500 anni fa, più di 1000 anni fa. Perché? Perché questo grande fratello della tecnologia, così si può definirla anche così, ci deve mettere nelle condizioni di lavorare di più, per capire di più, capire che cosa. È una società che non può durare, si imploderà questo tipo di società, implode per permettere poi a chi ne avrà bisogno oppure vorrà, insomma, di ricostruire questa nuova umanità. E finisco. L'arte, i segni, le cose, questa intrusione in un museo che non è mai stata fatta, insomma, queste cose coraggiose, queste idee, io lavoro sulle idee, cioè, mi affascinano molto le idee. Bisogna, se vogliamo, raggiungere, ripeto sempre dopo la catastrofe, un tentativo di inizio. Per una nuova umanità noi non possiamo dimenticare e soprattutto dobbiamo credere che per arrivare a questo concetto bisogna fare un passaggio importante che corrisponde che tutte le risorse del pianeta
devono essere divise in parti uguali, se no noi non ne verremo più fuori, se no sarà, oppure diventeremo altro, diventeremo prima macchine, quindi poi batteri. Il suo impegno estetico in questo senso è anche un impegno etico? Sì, beh, certamente. Cioè, quello che accuso la tecnologia è che non è riuscita ad affiancare un'etica della tecnologia. Ed è solo profitto e potere. Un'ultima domanda. Lei è un artista compreso? So che il problema degli artisti assolutamente, è anche quello. Assolutamente no. Ovviamente ho qualche sostenitore, insomma, di un certo tipo. E noi ci auguriamo che siano sempre di più. Non credo, perché quando uno va controcorrente, non so, come i salmoni, insomma, fanno una fatica. E di solito poi purtroppo se ne accorge sempre un po' tardi, no? I fruitori delle opere, diciamo, d'arte. Tutti coloro che ricercano, insomma, hanno difficoltà a essere interpretati, insomma, a essere capiti, per cui il mercato non contribuisce, non paga questo tipo di atteggiamento. Però la solitudine è necessaria, forse? La solitudine, in qualche modo, per... Più che solitudine, il vuoto. Il vuoto. Perché qui si parla del vuoto energetico, delle cose, eccetera, ma le idee, tutto, come nelle filosofie orientali, stanno nel vuoto, perché se una stanza è piena, cosa vuoi cercare? È tutto. Se una stanza è vuota, lì bisogna sentire queste vibrazioni, questi pensieri, no? Per noi un vaso è bello, il vaso, l'estetica, per la cultura orientale invece il valore è il vuoto che contiene il vaso. Adesso ci stiamo spostando un po'. Ci stiamo spostando. Purtroppo abbiamo anche finito il nostro tempo, però credo che insomma questo pensiero in fondo valesse la pena di... Io spero di poter vedere anche i risultati, perché insomma da 50 anni che mi prodigo in queste traiettorie, diciamo così, un po' sbordando da quelle che sono le omologazioni, pagando i miei prezzi, ovviamente, ma di questo ne sono, come dire, orgoglioso. E quindi la coerenza, la coerenza è ciò che gli artisti, no, devono comunque, a cui devono sempre guardare, credo. Alla libertà, più che alla coerenza, perché la libertà, come il tuffatore di pesto, si è tuffata, non ha planato in nessun luogo. Io ringrazio moltissimo Renato Pengo, è stato veramente un piacere parlare con lei. Melania Ruggini, vogliamo ricordare ancora una volta... appunto i dettagli proprio pratici della mostra, sperando anche che poi questa personale possa venire insomma, in qualche modo accolta anche da altri luoghi tradizionali della nostra cultura. No? Questo infatti è il nostro progetto. La mostra è in corso ai Musei Civici e Eremitani fino al 31 ottobre, dalle 9 alle 19, tranne il lunedì. Benissimo, grazie allora a Melania Ruggini, grazie mille a Renato Pengo. Noi ci fermiamo un momento come sempre perché fra poco arrivano altri due ospiti, quindi state con noi.